iniziata a Begin, anche lei ad Alessandria per la prima tappa del Working Tour. Cosa significa, visto dall'Europa, il problema del lavoro per i giovani? Ma sicuramente sono molto soddisfatta di questa prima tappa proprio ad Alessandria, perché uno dei grandi problemi che noi abbiamo è che abbiamo tanti giovani che, come appunto in questo caso, sono nemmeno in cerca di lavoro, e tanti giovani anche in cerca di lavoro che non riescono a trovarlo. Questo, il 2022, è l'anno europeo dei giovani. L'Unione Europea sta stanziando veramente molte risorse e molto impegno affinché i giovani trovino un giusto orientamento. Le aziende, che sono anche in ricerca in un periodo di così grande disoccupazione, fanno fatica a trovare i profili corretti. Quindi questo è un primo punto per riuscire a risolvere un gap molto molto elevato che purtroppo vede la nostra nazione con un primato negativo e anche un grosso appunto gap rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa oggi è ad Alessandria anche con queste iniziative appunto di sinergia tra le istituzioni nazionali e le istituzioni europee. Si parla di Erasmus Plus, si parla di grandi possibilità offerte dall'Europa per poter formare i nostri giovani e potergli dare un indirizzo. Grazie.